Ecco, onorevole Dell'Orco, vorrei subito sentire la sua voce su questo tema, perché Roberto Speranza ha chiesto un passo indietro della sottosegretaria Boschi per non partecipare al Consiglio dei Ministri del 27 ottobre, che discuterà proprio del nome da proporre alla guida di Banca Italia. Voi cosa ne pensate? Intanto le chiedo se può alzare il volume perché è veramente basso, lo sento E io lo chiedo poco. alla regia perché personalmente non posso farlo, vediamo di provvedere subito. Grazie. Allora, innanzitutto è assurdo che appunto la Boschi c'è un chiaro conflitto di interessi che vada addirittura al Consiglio dei Ministri a valutare una persona che comunque dovrebbe direttamente o indirettamente influenzare anche le banche Etruria, quella che è stata gestita dal padre. Ed è ancora più assurdo questo salto carpiato all'indietro di Renzi del Partito Democratico che fino all'altro giorno era un braccetto con Visco e adesso invece addirittura ne chiedono le dimissioni. È un po' come un ladro che fino all'altro mese ha rubato e svaligiato tutto un supermercato che adesso invece denuncia un bambino che ruba un pacchetto di caramelle. Hanno le loro responsabilità sicuramente Visco e Banca d'Italia perché dovevano controllare e vigilare su questo crack bancario, sulle banche venete, sulle banche rosse, Monte dei Paschi di Siena, Banca Etruria, eccetera, e in generale sul sistema bancario che ha portato migliaia e migliaia di persone e di famiglie a perdere un sacco di soldi. Però naturalmente hanno le responsabilità anche la politica che fino adesso non ha fatto nulla e addirittura ha messo in una commissione d'inchiesta sulle banche. Pier Ferdinando Casini a presiedere questa commissione che sappiamo benissimo che a 5 mesi dalla scadenza Certo. della legislatura non farà praticamente nulla. E vorrei subito da lei, insomma, il Movimento 5 Stelle sul voto segreto ha cambiato parere, è evidente, prima lo ha bocciato, invece adesso sembra andare bene. È molto semplice, questa è un'emergenza democratica e quindi tutti gli strumenti a disposizione delle opposizioni sono da usare. Stiamo parlando di una legge elettorale che praticamente creerà un altro Parlamento di nominati che sta togliendo le preferenze, toglie il voto disgiunto, addirittura porta le pluricandidature a 5, quindi anche i colleghi si potranno candidare da Palermo fino a Milano, passando per Napoli e Roma, e addirittura permette a condannati di fare il capo politico, cioè di candidarsi a presidente del Consiglio. Quindi il Partito Democratico, insieme naturalmente alla Lega Nord, suo alleato, ha permesso a Silvio Berlusconi e a tutti gli altri eventuali condannati di fare il capo politico. Per noi è una legge che va immediatamente fermata, bisogna lasciare la decisione ai cittadini e secondo me anche il collega Mazziotti, se mi permette, forse dovrebbe più scandalizzarsi di 5 fiducie, fiducia che sulla legge elettorale hanno messo solamente, e non certo sul voto segreto a disposizione delle opposizioni, su una fiducia che sulla legge elettorale ha messo solo Mussolini nel 23, Matteo Renzi nel 2015, adesso torna il governo Gentiloni sulla legge elettorale, l'ennesima Ha legge. saltato De Gasperi. Scusi, una cosa rapidissima, non voglio Prego, prego. interferire troppo, però una cosa importante che, almeno visto che si dice i cittadini devono sapere, sia il Movimento 5 Stelle che MDP, per essere chiari, nel passaggio alla Camera hanno presentato emendamenti per tornare al sistema tedesco, quello di giugno, che prevedeva il 100% di nominati, senza preferenze, Fatto quindi non naufragare prendete in dai giro le franchi persone, tiratori. eravate prontissime a un sistema col 100% di nominati, come li chiamate voi, pur di non avere i collegi uninominali. Noi stiamo solo Il discutendo il vostro meno problema peggio. sono i collegi uninominali, non le preferenze e il voto disgiunto sulle quali avevate fatto un bel accordo sul tedesco. Quindi non raccontiamo storie che non ci sono. No, il Questo nostro era problema è una legge l'intesa. che è nuovamente costituzionale, se mi permette l'accordo l'abbiamo fatto tutti meno che noi, perché tra Renzi, Berlusconi, Lega Nord e pure voi ci sono tutti Io nell'accordo sto tranne che parlando noi. del Quindi adesso tedesco. non diciamo assurdità, anche il tedesco c'aveva delle altre porcate, però sicuramente era meno peggio rispetto a questa legge C'aveva il 100. Rosatellum e ancora peggio. Aveva il Quindi 100. Io non ho purtroppo dovendo interrotto. scegliere tra una porcata e l'altra, Io non ho prego. interrotto. Aveva il 100%. Subito da lei. Insomma, il Movimento 5 Stelle sul voto segreto ha cambiato parere. È evidente. Prima lo ha bocciato. Invece adesso sembra andare bene. È molto semplice, questa è un'emergenza democratica e quindi tutti gli strumenti a disposizione delle opposizioni sono da usare. Stiamo parlando di una legge elettorale che praticamente creerà un altro Parlamento di nominati che sta togliendo le preferenze, toglie il voto disgiunto.
addirittura porta le pluricandidature a 5, quindi anche i colleghi si potranno candidare da Palermo fino a Milano, passando per Napoli e Roma, e addirittura permette a condannati di fare il capo politico, cioè di candidarsi a presidente del Consiglio. Quindi il Partito Democratico, insieme naturalmente alla Lega Nord, suo alleato, ha permesso a Silvio Berlusconi e a tutti gli altri eventuali condannati di fare il capo politico. Per noi è una legge che va immediatamente fermata, bisogna lasciare la decisione ai cittadini e secondo me anche il collega Mazziotti, se mi permette, forse dovrebbe più scandalizzarsi di 5 fiducie, fiducie che sulla legge elettorale hanno messo solamente, e non certo sul voto segreto a disposizione delle opposizioni, su una fiducia che sulla legge elettorale ha messo solo Mussolini nel 23, Matteo Renzi nel 2015, adesso torna il governo Gentiloni sulla legge elettorale, l'ennesima Ha legge. saltato De Gasperi. Scusi, una cosa rapidissima, non voglio Prego, prego. interferire troppo, però una cosa importante che, almeno visto che si dice i cittadini, devono sapere. Sia il Movimento 5 Stelle che MDP, per essere chiari, nel passaggio alla Camera hanno presentato emendamenti per tornare al sistema tedesco, quello di giugno, che prevedeva il 100% di nominati, senza preferenze, Fatto quindi non naufragare prendete in dai giro le franchi persone, tiratori. eravate prontissime a un sistema col 100% di nominati, come li chiamate voi, pur di non avere i collegi uninominali. Stiamo solo Il discutendo il vostro meno problema peggio. sono i collegi uninominali, non le preferenze e il voto disgiunto sulle quali avevate fatto un bel accordo sul tedesco. Quindi non raccontiamo storie che non ci sono. No, il Questa nostro era problema è una legge l'intesa. che è nuovamente incostituzionale, se mi permette, l'accordo l'abbiamo fatto tutti meno che noi, perché tra Renzi, Berlusconi, Lega Nord e No, pure voi ci sono tutti io nell'accordo sto tranne che parlando noi. del Quindi adesso tedesco. non diciamo assurdità, anche il tedesco ci aveva delle altre porcate, però sicuramente era meno peggio rispetto a questa legge Rosatellum e ancora peggio. Aveva il Quindi 100, io non ho purtroppo dovendo interrotto, scegliere tra una porcata e l'altra, io non ho prego. interrotto, aveva il 100%. Referendum, come vi siete posti? Nel senso che è sempre un tema che vi è appartenuto, ma non vi siete neanche spesi più di tanto per il sì. In realtà, se pensa alla regione Lombardia, è stato il Movimento 5 Stelle che per primo l'ha proposto. È un dato molto interessante, il risultato del referendum. In Lombardia addirittura si è sfondata abbondantemente la quota del quorum, insomma oltre il 50%, considerando che generalmente nei referendum ormai è difficilissimo raggiungere appunto questa quota. 5 milioni e mezzo di cittadini. Mi dispiace, come ha detto anche il collega Tosato, ad esempio nell'Emilia-Romagna, che è la mia regione, non si sia passato per la consultazione cittadina, ma sia stato direttamente bypassato il tutto. Quindi un tema importante, ovviamente Zaia la spara grossa per ottenere qualcosa e auspichiamo che, dato che non si parla di indipendenza, non è che siamo come la Catalogna, ma si chiede autonomia per quanto riguarda alcune tasse che comunque vengono distribuite dallo Stato nei confronti delle regioni, che le tenga direttamente le regioni interessate per gestire al meglio un rapporto più diretto con i cittadini, soprattutto per quanto riguarda ricerca e sviluppo, le aziende, l'ambiente, le scuole, Certo, l'istruzione, saranno un po' quindi e proprio queste protezione civile e tanti competenze altri che settori. dovranno essere Quindi intanto si decise può fare, il governo deve in fase di ascoltare una volta trattativa. tanto una Ecco, consultazione Gentiloni, lo popolare. leggete.